La spesa quotidiana è diventata veramente pesante per tutti, perché quando facevi una spesa di 50 euro potevi vedere che a casa portavi qualcosa. Oggi fai una spesa e il giorno dopo sei da capo. L'inflazione picchia duro anche nella ridente città di Arezzo. Siamo nella sede della Croce Rossa e le famiglie sono qui per ritirare i loro pacchi alimentari. Sì, sono io qua. Le richieste di aiuto sono aumentate dai 161 nuclei familiari continuativi del 2022, si è passati ai 177 del 2023, circa 2.500 i pacchi alimentari distribuiti. Quando vieni qua pensi, per una settimana o due non mi devo preoccupare che non ho da mangiare. Gli aiuti arrivano da più parti, a cominciare dall'Europa, per arrivare alle aziende del territorio e persino i gruppi Facebook. Il gruppo Sede Arezzo Sece è stato di grande aiuto perché ha organizzato una cena di raccolta fondi, il cui ricavato, ovviamente detratte le spese che hanno sostenuto, è stato impiegato per l'acquisto di buoni per materiale sportivo da dare ai ragazzi, per prodotti di ottica, quindi per adeguare gli occhiali a chi ne ha bisogno, e anche dei biglietti per andare al cinema. Ma perché dedicare del tempo agli altri? Ma mi trovo in un momento della vita in cui ho più tempo libero, figli grandi, impegni di lavoro sono più inferiori, quindi ho pensato di dedicarmi a questa cosa, l'ho sempre pensato quando fossi stata in questa fase della vita di poter fare qualcosa per rendermi utile agli altri. Come riuscire a dare qualcosa che mi è stato dato nella vita, perché oltre al lavoro insomma mi ritengo anche fortunata. Non è una mano tesa solo per il cibo, qui si trovano umanità e ascolto. Quelle persone che sono qui sono veramente in gamba, hanno veramente un cuore e quindi non si viene perché si viene, non si viene perché si prende il pacco, anche per l'affetto che ti danno le persone che ci sono.